43 anni da 10 lavoratrice in un call center che a quanto pare la sta per mandare a casa. Un contratto di che tipologia? Anche il mio è un contratto a tempo indeterminato, anch'io ho un terzo livello e per quanto mi riguarda sono 10 anni che lavoro questa commessa. Viviana Moi di Cagliari, lei oltre al fatto grave che starebbe per perdere il posto di lavoro ha anche due figli da tirare su, dei quali uno minore. Lei è vedova? Io sono vedova, ho due figli, uno maggiorenne, anche l'altra 18 anni adesso, e sì, come unica fonte di sostentamento c'è il mio reddito per quel che riguarda la mia famiglia, quindi è evidente che la situazione è abbastanza grave. Lei vive in una casa sua di proprietà? Fortunatamente sì, mia, dei miei genitori, ma comunque le spese ci sono, anche perché i miei figli sono entrambi studenti, uno universitario e l'altra prossima al diploma. L'unico stipendio che entra quindi in casa è il suo? L'unica fonte di sostentamento è la mia. Di quanto si parla, ricordiamolo? 1200 euro. Scompaiono, vanno in fumo, a quanto pare a breve, proprio sotto Pasqua, nei fatti. Esatto, assolutamente. Lei ne ha già parlato con i suoi figli? Ovviamente i miei figli sono al corrente della situazione, ovviamente la drammaticità del caso è questa. Nei fatti la vita di una lavoratrice del call center, da quello che voi raccontate, non è una vita lavorativa facile, ci sono tante ore da fare come è giusto in ogni settore lavorativo, però navigate a vista anche per quanto riguarda lo stress. Assolutamente sì, è un lavoro usurante, non tanto fisicamente quanto mentalmente, tant'è che comunque sia difficile poi riprendersi da quelli che sono gli stress e i ritmi, però 10 anni di esperienza ci hanno insegnato che questo si deve fare. Il nostro grande rammarico è che comunque ci vengano chiuse le porte nonostante si riconoscano i nostri meriti e nonostante prima di andare via ci abbiamo fatto formare le nuove leve per le nuove assunzioni. Ecco, questo è un forte rammarico. Quindi nei fatti voi siete state sostituite da ragazze ed eventuali ragazzi più giovani? Più giovani, meno giovani, ma con contratti diversi ai nostri, che sicuramente per l'azienda hanno una spesa minore. Lei ha 43 anni, è vedova, ha due figli. Come sta pensando di reinventarsi la vita dopo questo, oramai dietro l'angolo a quanto pare, il licenziamento? Quello che mi auspico è che le autorità si sensibilizzino per la nostra situazione, quindi dalla nostra regione addirittura ai vertici di Enel Energia. Quello che si prospetta per il futuro, per il suo futuro proprio, lei mamma di due figli. Chi lo sa, potrei trovare altro, perché penso di meritare, come no, chi lo sa, del domani non v'è certezza.